istituzionali. Io mi presento, sono Rosangela Cesari, oggi qui rappresento le due realtà che hanno reso possibile lo svolgimento della giornata odierna, che sono Settore Mamma e l'Associazione Italiana Digital Evolution. Oggi abbiamo voluto portare in questa aula prestigiosa le madri italiane, la maternità e dei suoi tanti aspetti. Siamo qui per ascoltare le voci di tutti, delle istituzioni e dei cittadini, stimolando il confronto e con il desiderio di ridare fiducia di nuovo alla politica e all'Italia. Oggi le mamme sono qui perché vogliono realmente contribuire alla crescita di questo paese. Il filo conduttore dell'intera giornata sarà il digitale. È impensabile infatti pensare al progresso dell'Italia escludendo questo elemento che è ormai essenziale. Ed è impensabile in Italia pensare al digitale senza pensare alle mamme. Ciò perché le mamme rappresentano il segmento di popolazione italiana con la più alta dotazione di smartphone, l'uso della rete e dei social media tra i più assidui e maturi. Si può per cui affermare che le mamme italiane guidino la rivoluzione digitale. Da questa osservazione nasce l'idea di Mamme in Parlamento, nasce l'idea di un primo incontro e confronto con le maggiori istituzioni nella prospettiva di una cooperazione positiva per la crescita del paese. Io oggi voglio essere breve e dare subito la parola agli autorevoli interventi di oggi, ma vorrei e vi chiedo di intervenire al momento del dibattito perché ci teniamo moltissimo a sentire il vostro parere. Io vivo gli ultimi secondi per chiedervi di fare una cosa insieme a me. Pochi giorni fa l'ex presidente del Consiglio Matteo Renzi ha dichiarato che l'Italia deve ripartire da tre priorità, che sono il lavoro, la casa e le mamme. Leggo testualmente. Lui dice: abbiamo portato le mamme ad occuparsi di politica, è ora che la politica si occupi delle mamme. Beh, io vorrei ascoltare anche il suo parere oggi. E siccome il nostro invito ufficiale evidentemente non vi è arrivato, io vi chiedo di farlo adesso insieme a me live. Mi prendete i vostri smartphone, dovrebbe partire. Apriamo il nostro Twitter e scriviamo. Grazie.